Il nonno lì l'ha raccontata dell'asino, questa è di una pecora. Qui da noi non c'erano tante pecore, ma in tempo di guerra mio papà se n'era procurata una, l'aveva comprata da un pastore. E cosa serviva mio papà la pecora? Non serviva per lavorare, però gli serviva alla mia mamma per essere tosata, e per farci le calze a noi bambine, io avevo due sorelle, per farci le calze. Questa pecora che aveva comprato era una birbantissima pecora, una monella, una disobbediente. E forse perché era stata tirata via dal gregge e comprata da mio papà, e era da sola nella stalla insieme col bue, con la capra, col maiale, eccetera, no? Chissà, era ribelle, non ubbidiva niente proprio. E io e mia sorella dovevamo portarla, eravamo, ma sì, come voi, dovevamo portarla al pascolo. Sapete cos'è il pascolo? Andare a portarla fuori a mangiare, non dargli il fieno nella stalla, ma portarla. E io e mia sorella andavamo in campagna, ma non dentro nel campo dove aveva seminato l'orzo mio papà. Stava nelle cavessaie, come si può dire? Sì, Cavessaie, nelle cavessaie, nelle parti che mio papà non coltivava. Questa pecora che noi l'avevamo battezzata Potpourri, sapete perché? Perché succede, quando faceva la cacca, lei faceva sempre anche certi rumorini, pot pot faceva anche, no? E la chiamavamo Pot Pot. Allora un giorno andiamo in campagna con la pecora, cercando di tenerla nella parte dove non era seminato l'orzo. Era il periodo come adesso, c'era lì questo bello orzo verde così. La pecora ribelle, invece che stare nella cavessaia, nella parte che non era coltivata, è entrata dentro dove c'era l'orzo. Era buono, tenero, tutto bello verde, queste piantine così. Io e mia sorella abbiamo capito che non potevamo lasciarla lì che mangiava l'orzo e poi il papà ci sgridava. Allora, mia sorella è andata dentro di qua per fermarla, che non andasse avanti. Io sono andata di qua per mandarla fuori anch'io da una parte. Cosa ho fatto? Vado dentro, sono lì piantata così, con le gambe larghe, sta bambina come voi, no? Mia sorella che manda la pecora di qua, la pecora cosa fa? Non esce di qua, passa fra le mie gambe e io rimango su a cavallo della pecora. E la pecora, questa pecora vera, questa pecora dispettosa, no? Allora io mi sono tenuta al pelo della pecora, no? E lei, la testa della pecora era qui. Ero girata io, no? Mi tenevo al pelo della pecora, lei, to, 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 sta pot pot, no? Ha percorso tutto il campo e quando è stata in cima al campo, che c'era ancora la parte non coltivata, guarda caso, lì c'era tutta una pozzanghera. Cosa ha fatto? Ma ha dato uno scrollone Ti ha e mi buttato ha nella buttata puttana, giù da questo ramo, è vero, nella puttana, veramente. eh? Una pecora pestifera proprio, erano, sono buone le pecore di Di solito, solito, no? sì. E gli agnellini anche. E invece la pot pot si è vendicata proprio, veramente. Me la ricordo ancora. Brava, bella, 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 bella.